Si è tenuta a Udine la marcia di solidarietà a sostegno del Tibet, organizzata dal gruppo udinese dei Grillini, sostenitori di Beppe Grillo, ma che ha visto la partecipazione di molti altri esponenti della politica, oltre ad associazioni religiose non violente, scuole di yoga, Lega Ambiente ed Emergency. La manifestazione replica anche a Udine quella simile già proposta in regione a Trieste un paio di settimane fa, con l'obiettivo di porre l'attenzione sul dramma del popolo tibetano, una questione che sta creando non poche difficoltà al governo cinese a livello internazionale. Dal 13 marzo in Tibet la protesta contro la politica del governo centrale è sfociata in contestazione e durante gli scontri numerosi monaci buddisti sono stati arrestati, mentre resta incerto il numero delle vittime della repressione cinese. Da questi fatti l'idea di una manifestazione di appoggio al popolo tibetano e al governo tibetano in esilio in Nepal, una marcia silenziosa e pacifica in conformità con i dettami buddisti della non violenza. Partendo da Piazza San Giacomo, il corteo ha proseguito per via Sarpi e via Mercato Vecchio per arrivare in Piazza Libertà, tappa conclusiva e punto di raduno per ascoltare i discorsi dei monaci del centro buddista di Polava di Savonia e di Don Di Piazza, divulgatore della cultura della pace e fondatore del centro di accoglienza per immigrati, profughi e rifugiati politici di Zugliano. La Repubblica Popolare Cinese vi accusa di esercitare un ruolo politico per boicottare le Olimpiadi di Pechino, vero o sbagliato? Noi non è che stiamo boicottando perché vogliamo o vogliamo qualcosa, però stiamo boicottando perché c'è qualche significato in questa cosa. Olimpia significa il gioco, la felicità, la felicità tra di voi, amicizia. Qui stanno facendo un sorriso bellissimo, però dietro hanno armi dietro di loro. E questo punto di vista non pensiamo che è una cosa giusta dare Olimpia a qualcuno che non ha diritti umani, che usano cose molto crudele verso una razza che sta proprio uccidendo. Fare Olimpia siamo molto contenti, però dovete pensare che dare un paese come Cina, un paese comunista come Cina, non sembra giusta. E più che altro noi non siamo contro Olimpia, vogliamo fare, però faremo quando ci sarà tutta la libertà in Tibet, ci sarà tutta l'autonomia in Tibet e andremo tutti quanti insieme. Maestro, perché gli occidentali hanno tanto paura della Cina, tanto che la marcia a Udine pro Tibet si fa così in ritardo rispetto agli incidenti di Lhasa? Questa cosa che stiamo parlando di Tibet non è che è stato ieri o altro, noi stiamo parlando di questo da dopo il 59 e Dalai Lama ogni volta che viene su e giù parla sempre su questo. Però occidenti stanno pensando sul commercio verso il Cina, che stanno mischiando una razza che sta morendo con un commercio di scambio. Noi vogliamo dire che non è una cosa uguale, qui stiamo parlando di diritti umani e voi state mischiando le due cose insieme e stanno avendo questa paura verso di loro. Che però dovete pensare, loro anche vivono in questo mondo e non possono fare niente con voi, nel senso, senza di voi non possono fare niente. Gli occidentali sono affascinati dal buddismo, poi invece vediamo che quando si tratta di mostrare la faccia per difendere delle idee, dei diritti umani, si è molto meno coraggiosi. Come mai secondo lei? C'è questo problema che tutti hanno paura di Cina proprio perché il commercio che Cina sta crescendo tantissimo. Però voi dovete sapere, aiutando Tibet o senza aiutare Tibet, loro faranno lo stesso con voi il scambio internazionale, perché infine loro senza di voi non possono fare scambio, devono fare tra di voi. Non è che senza il nostro, non aiutando il Tibet, non parlando sui diritti umani, non è che loro saranno più contenti o di meno, saranno lo stesso, perché loro hanno bisogno di questa crescita. E più che altro più di metà è l'investimento è fatto da Stati Uniti e da Europa. Perciò dovete pensare, è prima cosa più importante che stiamo parlando di diritti umani. È meglio avere un mondo con disciplina o senza disciplina? È meglio che se ci sia disciplina, però ci sia per tutti quanti, non solo per un paese o un altro. E questo dobbiamo noi in Europa e negli Stati Uniti dobbiamo pensare. Io